Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come fare la maschera all'aloe vera gel. In realtà l'aloe vera gel, se riuscite a trovare l'aloe vera in natura, le foglie, ok, altrimenti lo potete comprare in diversi store, io l'ho preso su Amazon. L'aloe vera gel ha delle proprietà fantastiche, tra cui riesce appunto a idratare la pelle, a lenire la pelle, quindi per scottature, oppure diciamo smog eccessivo eccetera, lenisce molto la pelle, combatte le rughe perché appunto idrata la pelle in profondità, va bene anche per le pelli grasse perché è sotto forma di gel e quindi non unge. E questa cosa è molto importante perché moltissime persone magari utilizzano oli ma hanno la pelle talmente grassa che diventa un problema. Utilizzando anche l'aloe vera gel appunto si combattono anche brufoli ma soprattutto anche l'acne, perché l'aloe vera è in grado di idratare la pelle a sufficienza senza però ungerla. E quindi oggi vado a fare la mia maschera settimanale con l'aloe vera gel, e è semplicissima perché io vado a mettere l'aloe vera gel sul mio pennello. Potete utilizzare un pennello qualsiasi purché abbia le setole diciamo sintetiche. Vado a metterla sul mio viso. Tra l'altro è anche bello fresco, quindi è anche piacevole diciamo da mettere sul viso. E lo lascio agire per un quarto d'ora. Dopodiché vado a sciacquare il viso con acqua tiepida e la mia pelle sarà sicuramente idratata, morbida e appunto se avevo qualche rossore piuttosto che sarà bella, come si può dire, si sarà calmata, non so come dirlo, però avete capito, quindi ve lo consiglio. Iscriviti al canale, lasciami un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!